amici di Maratea Web Radio International, al termine di questo spettacolare concerto questa sera nella chiesa parrocchiale qui a Tortorella, siamo in provincia di Salerno, sono con il parroco Don Francesco che gentilmente questa sera ci ha ospitato in questa bellissima chiesa. Don Francesco, intanto grazie di cuore. Grazie a voi. Intanto questa sera siamo qui per festeggiare un santo. Quale? Un santo non molto comune, perché è San Felice Martire. San Felice Martire di cui Tortorella custodisce proprio il corpo. Quindi oggi la festa, come si svolge questa festa che organizzate qui, immagino, da secoli? Sì, sì. Dal 1769, quando il 27 ottobre le reliquie del santo furono donate a Tortorella, questa comunità, almeno dalle testimonianze, ha sempre festeggiato, ha sempre visto in San Felice un santo particolare per la sua protezione e la sua custodia del paese. È una festa molto semplice, c'è un novenario che precede, ecco, la celebrazione della festa, poi il giorno della festa, che è sempre l'ultima domenica di ottobre, quindi è una festa mobile, perché quel 27 ottobre del 1769 era un'ultima domenica di ottobre, quindi ecco, si è pensato di trasferire sempre alla domenica questa festa, forse per avere anche un po' più ricorso di popolo. E dicevo, la mattina la celebrazione della messa e poi la processione con la reliquia di San Felice. Ma è un santo locale o no? Allora, di San Felice la vita ci è ignota, perché essendo in passato Tortorella stata una grande chiesa importante per tutto il comprensorio, una chiesa collegiata, cioè con un vasto numero di preti, quindi con un grande clero, sicuramente con qualche collegamento con la Santa Sede si è avuto la possibilità di avere questo corpo. Sono praticamente i primi martiri cristiani, i quali, scavati i loro corpi dalle catacombe, venivano donati alle varie chiese parrocchiali più prestigiosi. E anche i nomi, perché San Felice non è un unicum qui nella zona, c'è San Donato a Torre Orsaia, c'è San Teodoro a Sicilia, anche i nomi sono nomi fittizi che indicano un qualche cosa, per esempio Teodoro, dono di Dio, Donato perché il corpo fu donato, Felice perché fu felice il giorno in cui la comunità accolse questo santo. Francesco, grazie davvero per queste bellissime nozioni che stasera ci stai regalando. Adesso veniamo alla parte un pochettino più ludica. Questa sera in questa bellissima chiesa il coro di Sapri, Joyful Singers. Come l'hai conosciuto e come l'hai invitato questo coro? L'abbiamo conosciuto innanzitutto per la loro amicizia, perché poi sono un gruppo che risiede nella vicina cittadina di Sapri, certo. Quindi noi, essendo vicini a Sapri, ecco, la eco di questo gruppo si è un po' estesa per tutto il nostro territorio. Siccome per San Felice, oltre alla parte religiosa, solitamente non si è fatto mai niente, si è pensato di regalare una bella serata a questa comunità e siamo veramente contenti e grati, perché questa sera, grazie ai Joyful Singers, abbiamo veramente trascorso una bella ora di gioia, proprio perché loro sono i cantori della gioia dal loro nome, e una bella serata veramente così allietata da bella musica con grande coinvolgimento di popolo. Don Francesco, io ti ringrazio davvero tanto, grazie di cuore per questo invito, grazie di cuore per questa bella comunità qui a Tortorella che verrò a ritrovare volentieri, anche perché qui c'è una cosa che devo dire in diretta, insomma, una ragazza che oggi una bella ragazza, un po' di anni fa una tua, come dire, parrocchiana che ha cantato con me, aveva 7 anni, quindi, ma ne parleremo ancora su Maratea Web Radio, perché questa sera l'ho incontrata e devo dirvi la verità, è una bella gioia, una bella festa. Quindi ti ringrazio davvero, padre. Grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie. Buona serata.